come tutte le altre lo si intuisce dopo 10 secondi, cross di Bentivoglio, la palla arriva Obinna che mette in rete, gol annullato per fuorigioco, terzo minuto, cross di Obinna, Bentivoglio conclude sul palo, prova Junco, Arditolo a terra, calcio di rigore per il Chievo. Dal dischetto Marcolini, uno specialista, Benussi intuisce ma non arriva sul pallone, 1-0 Chievo, partenza bruciante, ma attenzione, 14esimo, il retropassaggio di Cesar per Squizzi che rinvia addosso a Munari, da questi a Valdés, le finte, il sinistro, Squizzi sfiora soltanto. 18esimo, la punizione di Bentivoglio, la palla sfiora una decina di gambe, forse c'è un tocco di Moro, palla. Due minuti dopo altra punizione, italiano, potente, Benussi non trattiene, in agguato c'è Mantovani, nuovo vantaggio del Chievo, quarto gol stagionale per il difensore. Il Lecce balla, ne fa le spese Angelo che lascia il posto a Bubianski, Papadopoulo che prima difendeva 5 passa al 4-4-2. L'adattamento però non è dei più semplici, Obinna ha una marcia in più, sinistro del nigeriano, palla che sfiora il palo, siamo al 25esimo. Due minuti dopo ancora Chievo, dopo la percussione di Pellissier la palla arriva a Junco che realizza, la sua posizione è irregolare, secondo gol annullato ai veneti. In casa Lecce piove sul bagnato, testata Obinna, Schiavi, il difensore alla peggio, al suo posto entra Polenghi. La ripresa si apre con l'errore di Diamutene che dà via libera a Pellissier, l'attaccante mantiene la freddezza necessaria per coordinarsi e sfoderare il cucchiaio per il 3-1, tredicesimo gol stagionale per Pellissier, eguagliato il record di realizzazioni in una stagione. Il Lecce però non ci sta, Zanchetta dai 30 metri, palo. Subito dopo, nono minuto, il centrocampista lascia il posto ad Abruscato, una punta e pochi secondi dopo contatto Mandelli-Diabutene per Morganti e rigore con giallo per il difensore del Chievo. Sul dischetto Valdés, il cileno fa doppietta, il Lecce si riavvicina 3-2 e poi quindicesimo. Il lungo lancio di Diamutene e poi il capolavoro di Tiribocchi, controllo in corsa con il destro, conclusione con il sinistro, palla nell'angolo, un gol da uno, il tredicesimo stagionale per Tiribocchi, 3-3, Iachini inserisce Luciano e Maldonado, fuori Junco e Cesar, ma per rivedere il Chievo bisogna aspettare il novantesimo. Grande conclusione di Obinna dalla distanza, capolavoro di Benussi con palla in calcio d'angolo. 4 minuti di recupero, succede ancora tantissimo, Maldonado su Abruscato, rigore per il Lecce, espulso il difensore del Chievo. Dal dischetto lo stesso Abruscato cerca l'angolo, Squizzi capisce tutto e respinge, si resta sul 3-3 e sul finire il volo di Italiano già ammonito per Morganti e simulazione, il Chievo chiude in 9, non succede più nulla. La partita dei rimpianti da una parte e dall'altra, il Chievo è partito forte ed è arrivato piano in controtendenza rispetto alle sue abitudini, il Lecce è uscito alla grandissima alla distanza, ma è stata soprattutto una partita spettacolo, impreziosita dalle prodezze di due attaccanti, Pellissier e Tiribocchi, di categoria superiore. Il miglior spot per un campionato all'insegna dell'equilibrio, almeno nelle posizioni di vertice, sarebbe stato un peccato se oggi una delle due squadre fosse uscita sconfitta dal Bentegodi. È tutto, linea Francolà.